Siamo qua oggi a parlare del fatto che... Sembri un tronista. Ma siamo qui a parlare del fatto che se mangi dell'aglio lo rutti per 3 ore di seguito. Confermo. Salotto. Riverenze a tutta la Valle Spaziale, buona domenica a tutti, benvenuti nel salotto della Valle. Abbiamo oggi Cesare che conquisterà Margherita. Sì. Margherita è quello sul ceppo. Sono proprio io. Ma perché hai il cappello a capo? Perché me l'hai messo te. No, te l'ho messo io. Me l'hai messo te. È particolarmente affascinante. E me lo sono tenuto. Oggi parleremo di morte! Don, 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 don. Come cambierebbe la nostra vita se uno di noi morisse? Uno di noi? Aspetta, noi dobbiamo dire... Tipo, se morisse Cesare, che cosa cambierebbe? Ma in questo salotto dobbiamo tipo... Dai, se dobbiamo toccarci tutto il tempo. È un salotto che porta... Una toccata iniziale. Una toccata iniziale ci vuole. Fai anche strizzatina? No, io non... Non ci credo. Lui spera che moriamo. No, io spero di morire io. Dobbiamo tipo dire, se Nicolas morisse, esatto, cosa succede? A turno ognuno. Non come muore. Facciamo morte generica dalle scale. Se non è tipo tonno muore... Non si parla così, da su quella di schiena. Adesso tu stai dritto. Stavo fantasticando da un sacco la morte di tonno. Ma allora facciamo un elettrificato. No, la domenica prossima scoprirete come morirà tonno. Perfetto. Se morisse Frank. Frank sarebbe a posto. Cosa succederebbe a Space Valley? Allora, ci sarebbero 2 settimane di cazzeggio. Scusami, ma tu non saresti triste? Sì, il lutto c'è, però poi c'è un po' di cazzeggio. Io ammetto che se morisse Frank direi... Ok. Ha senso. Sta. Dipende come. Io me lo immaginerei che ci guarda sempre dall'alto, però. Cioè, lo sentiresti come una presenza. Sai, sarebbe una presenza che rimarrebbe. Io dico una cosa che secondo me è super vera, che se morisse uno di noi Space Valley finirebbe. È la cosa per cambiare tutto. Però se uno di noi morisse potresti fare Space Valley per lui. Diventerebbe la motivazione motore. Ma lo vedrei come vittoria di cambiamento. Quindi tu vorresti cambiare ma non trovi le palle. Ve lo dico già che sono sicurissimo che se morissi io voi continuereste a farlo. No dai. Una volta. Esatto. No, sicuramente è un grande problema perché nessuno di noi ha idea di come stare dietro a tutto ciò che è burocratico. Quindi finiremo in galera probabilmente. Però secondo me questa cosa che Frank diventa uno spirito ti aiuterebbe. È tipo Obi-Wan. Con una presenza che ti guida e ti... Dove vi recupero una cosa? Il testamento. Me ne voglia, Frank. Sarebbe anche più facile fare tante altre cose. Sì, un boss. Fondo di collaborazioni. Di esperienze, collaborazioni. Però finiremo in galera nel giro di 2 anni. È quella libertà. Poi alla fine però non ti porta sulla retta via. E è strano da dirsi, ma secondo me Frank ha un po' quella visione di retta via. Sta solo lui. E tu ti fidi, capito? Un mese fa la banca mi ha detto: ma perché non vi fate un'assicurazione sulle vostre singole vite legate a Space Valley? Ok. Capita fagiolo. Mi hanno fatto questa proposta di assicurazione. Valiamo 1 milione l'uno. Io valgo 1 milione di euro. Io pensavo 10. Ma io valgo molto di più. Ma sembra poco. Un milione. Quando fai l'assicurazione a macchina, che se investi uno è 15 milioni. Scusa, domani è morto Nelson. 1 milione è poco. Posso dire che se ci arriva 1 milione quando muore uno di noi? Ma siamo uno. Ma questo è il problema delle assicurazioni. Quando muore il banchettiamo. Parlo anche su questo il salotto. Cioè, muore Frank e prendete 1 milione. Questo è un po' creepy. Mi piace pensarlo. Se attivassimo l'assicurazione, io dopo avrei paura che qualcuno di voi mi ammazzasse. Beh, non devi fare che cazzo, sai, metti una pillolina di cianuro. Ma la trovi la pillolina di cianuro? Hai detto che mi facciano la comunque, corsa. Secondo me in 5 non facciamo una laurea, quindi secondo me ci sta 1 milione a testa. Secondo me, se morisse, puoi rispondere me. Chi è? Rispondo. Se morisse Frank, obiettivamente, dopo che abbiamo digerito la notizia, ci sarebbe un periodo di io esco prima, ma oggi non registriamo. Ah, ma è uscita una nuova stagione di che ne so, guardiamola, oggi non lavoriamo. Già è successa questa cosa. Quando non c'è stato per un po'. Esattamente così. Perché c'era un po' questo spirito di Frank. Eravamo degli su Discord che c'era. Però secondo me si potrebbe trasferire la responsabilità di Frank, quindi dando più potenza a Pingu. Pingu potrebbe essere il perfetto clone erede di Frank. Potrebbe essere anche migliore del suo maestro. Tipo Anakin. Sì, lui è un Padawan per adesso. Si sta dimostrando secondo me molto rispettoso. Ma di che colore c'è la spada Frank? Oh, la viola. Pingu ce l'ha azzurra. Questo è il mandarino che diventa Sith. I nostri problemi di organizzazione, poca responsabilità. Sì, non è un male. Chi vuole morire? Io ucciderei Nick. Siamo perché nessuno sa far niente. Allora, c'era dentro il suo cervello dei segreti che non è vero. Ripetiamo questa cosa perché è veramente fastidiosa. Sei reso indispensabile. Sei la zecca del gruppo. Cioè, adesso fare cose qua dentro vuol dire essere una zecca. No, ha attuato un processo di dipendenza tale che senza la sua presenza siamo totalmente in sfascio. Potete riconoscere i video che abbiamo fatto quando Nicolas non c'era perché sono tutti storti, sfocati. Però secondo me è perché siamo basati sul suo metro. Perché noi in effetti abbiamo cercato di raddrizzare la camera, mettere il cavalletto come lo metterebbe Nick. Tu abolisci il suo metodo e lo
lo ricrei da capo, forse ne crei uno. Poi lui fa dei segni per terra, per esempio, dove mettere i cavalletti. Che non sono veri. Depistanti, perché diversi. Poi tu pensi che siano quelli giusti, ma in realtà lui è basato su quei segni, ma ha degli altri segni. Questo è vero. È tipo prato fiorito, perché tu ne hai 3 che sono giusti e 10 sbagliati. Vorrei specificare che è partito come un minio dell'acqua. Lui all'inizio di Space Valley serviva solo l'acqua a tutti. Diciamo che Nick è entrato perché doveva fare delle foto. Per raccomandazioni familiari. E perché allora mancava Fedo? E perché mancava Fedo? Allora me ne vado. Le foto le fai? Guarda le foto. Con che voglia gli devo restare qua dentro? È in full processo voglia. È in full processo. Walter White, se avete visto Breaking Bad, alla fine si rende indispensabile perché è l'unico che conosce la ricetta giusta. E lui ha fatto così. Partito dal nulla. Ma quindi muoio. Che succede? Chiudiamo, non possiamo far niente. Ma anche perché, tu hai quell'animo innocente qua dentro. Sarebbe ingiusto, no? Lo sarebbe come colpo alla vita di tutti. È sicuramente un animo pacifico. Perché lui comunque è quello che riesce a mitigare un po' gli umori. E poi ti aiuta nelle cose. Fondamentale per tutto. Cioè, nessuno di noi saprebbe fare quello che fa senza è il capetto. Noi abbiamo praticamente tessuto delle lodi pazzesche. Ma è incazzato. No, tu hai piacere. Sei l'unico fondamentale. No, mi fa piacere. Però devi essere ancora meglio. Non sei fondamentale. Non penso. No, non sappiamo far niente. Ma faremo tutto diverso. Non so niente da mettere due camere. Ma è il momento far morire nel fino. Beh, chiudete, no? Vogliamo accomunare. Esatto, perché io e Nelson dobbiamo essere forse accomunati. Io vorrei essere per ultimo perché so che questa cosa mi distruggerà dentro. Ah, chiaramente c'è un problema logistico. Che se moriamo io e Cesare c'è un buco al tavolo. Secondo me potrebbe essere riempito. No. Secondo me sia che muoia io che muoia tu, non arriverebbe al tavolo. No. Se costretti a fare Space Valley, proporrei l'uso e l'implementazione della grafica. Deepfake. Quindi due persone simpatiche con tutti i cosi attaccati che diventano Nelson e Cesare. Ah, perché io pensavo a tonno solo perché parla più di noi durante i video. Tipo crepa Nelson, io dico, beh, mi levo e troviamo due attori per fare Space Valley, una roba così. Voi due moriste. Secondo me bisognerebbe rifare tutto diverso. Togli proprio tavolo e tutto e fai una roba completamente diversa. Non te la prenderesti, non te la prenderesti. Sei fuori. Mi sentirei uno in colpa nei vostri confronti, due mi farebbe strano a me. È un po' io morissi e tu ti facessi la mia ragazza. Quello è diverso, secondo me. Esatto. Senso perché cerco di fare andare avanti qualcosa che a te piaceva. Appunto, faccio per te. Non lo so. E dal no, secondo me cambieremo altro. Esatto, facciamo altro. Sicuramente ci sarebbe un drastico calo di qualità delle copertine. Abbiamo 2 milioni di budget. Ti rifai un cast. 2 milioni diviso 3. Ma se muore uno di noi, non tutti e due insieme. Se muore uno, probabilmente la conseguenza è la stessa. Se però noi prendiamo voi due, vi facciamo fare delle affermazioni completamente generiche, tipo, si può andare avanti per un po'. Campioniamo per tutte le tipo 50.000 espressioni. Ci sta. Che musea avvolgente. Ma no, ma per me i vostri deepfake si potrebbero creare contro materiali con 2 milioni in poi. Sì, esatto. Ma mi ricordo che c'era un periodo che Frank temeva che io morissi. Io lo temo ancora. Quando ci penso? Io l'anno prossimo muoio. È il più fragile, secondo me. A 27 anni muoio. Per favore, aggiornate la pagina Wikipedia del Club dei 27. Grazie. Nick Mandrillo, io potrei stupire. Passiamo, infatti. Muore tonno. Grande festa. Obiettivamente grande festa. Che me lo aspetto. Scherzo. Però farebbe molto ridere se fosse veramente una festa. Ti che salto. Farebbe ridere a me. Dopo ti farebbe ridere. Che ci sia una celebrazione, non un pianto. È un po' tipo per culo finale a tonno. La battuta finale, no? La battuta finale. Mandrillo, però ti stai tenendo delle cose dentro, Secondo me tu moriresti di una morte molto casuale. Quando per strada ti cade un vaso in testa. No, scivola nella doccia. E facciamo il funerale dentro una doccia gigante. Tipo affogato con i popcorn. E io mi immagino che allora... pure tipo infarto mentre sto cacando. Pensa che ti resta bello a metà. Proprio non vede l'ora, Ma sto mandrillo con che goduria l'hai detto. Sì, sì. Sto capendo in questo momento che immaginarti te che muori mi fa molto ridere. E che saresti molto buffo come morto. Freddo faresti ridere. Ma il dopo, io vorrei sapere il dopo. Secondo me allora è tosta, ma con memoria di... Non puoi dirtelo da solo, è tosta. Spero che sia tosta da un punto di vista morale, ma secondo me in memoria di si riuscirebbe. No, allora, secondo me invece, adesso che ti sto dando di più una mano con le puntate, capisco che in realtà fai un botto di cose. Però mi vorresti vedere morire. Mi farebbe ridere vederti morire. Allora ti sta dando una mano sulle puntate per capire i segreti. Per arrivare anche in quel campo sta cercando lì di incistarsi anche non nella struttura delle... Sicuramente sarebbe un problema perché al di là della scrittura puntate tonno è abbastanza spirito durante i video. Riesco a farvi incazzare. Esatto. Troublemaker. Sicuramente saremo tutti molto più rilassati. Rilassati ma più molli. Tengo un po' sulle spine qualche volta. Guarda che fa bene essere sereni. Per me no, per me te la polleggi troppo. E io non ho capito Frank cosa cambia. No, stavo pensando adesso che avrei un sacco di problemi in meno. Non ho le chiavi, Frank fa freddo. È sempre così. Frank sarei molto più rilassato. Però magari ti scatta anche quell'affettività padre figlio. No.
Anzi, avrei un acquario in più. Fare un altarino. L'altarino comunque mi piacerebbe, ma un botto. Dentro l'acquario. Oppure tagliamo la testa al cadavere e la mettiamo nell'acquario. No, la tua testa piazzata lì in giro farebbe un sacco ridere. Sì, una picca come un yurukai con la lingua nera. Con un sorrisino. È stato bello. Parlare interessante della morte con questa leggerezza. Devi strammatizzare, cioè. Mi piace parlare bello della morte in bello maniera molto frizzantina. Ci sono due approfondimenti che vorrei fare. No, no, in futuri salotti o da altre parti. Sì. Voglio parlare di come moriremo. Abbiamo già fatto. Abbiamo fatto le ultime volontà. E poi vorrei che ci dicessimo cosa lasciamo agli altri quando moriamo. Fra di noi. Tipo, sei obbligato a lasciare le cose a noi. Nicky, chiudi questo salotto con un iha. Iha. No, vabbè, ma prima di qualcosina. Bellino, iha. Bello. Questa è un'arma potentissima. È diventato mille volte più mille volte più attivo. Prendi altri quattro. No, prendili davvero.